Benvenuti in questa che è l'ultima puntata di una serie di incontri che hanno come protagonisti gli scrittori di Pordenone, della zona del Pordenonese. Sono incontri realizzati dalla Biblioteca civica di Pordenone in associazione con l'assessorato alla cultura del comune di Pordenone. L'ospite di chiusura di oggi è la scrittrice Irene Cao, che vedete qui presente con noi questa sera. E, a me tocca fare una brevissima presentazione, anche se è un personaggio che nella recente letteratura pordenonese, non soltanto pordenonese ma internazionale, è, è, quella, è il classico eh, colpo di, di scena che appare raramente nella, nel campo dell'editoria internazionale. Irene Cao, è una scrittrice di Caneva, di, quindi qua vicino di, in provincia di Pordenone, e appare sulla scena, almeno sulla scena editoriale internazionale, nel 2013 con dei numeri eh, straordinari, strepitosi. La prima uscita, almeno di questo, di questo grande livello, pubblicata da Rizzoli nel 2013, a giugno del 2013, con una trilogia che raggiunge eh, in maniera veramente immediata, vorrei dire proprio sì. repentina. Impressionante raggiunge le oltre 500.000 copie vendute, 12 edizioni pubblicate, quindi sono numeri che raramente si vedono con queste dimensioni nel campo dell'editoria dell moderna. E successivamente a questa alla trilogia che ha un titolo molto accattivante. Io ti guardo. Sono tre volumi, io ti guardo che è stato il primo, poi io ti sento, io ti voglio. Che è uscito credo verso la fine dell'estate. Esatto. L'anno successivo. Eh, questa, questo successo, questo esploa eh, letterario continua con un dittico che ha altri titoli ma identico successo. Una delle cose che eh, non dovrebbe stupire, però lo fa in questo caso, è anche l'interesse internazionale verso la scrittura di René Cao perché immediatamente si sono interessati ai volumi che ha pubblicato la Rizzoli con cui Irene, Irene Cao scrive, eh, si sono interessati eh, veramente paesi molto diversi, dal Brasile alla Francia, alla Polonia, alla Turchia, alla Russia, insomma e, e, i diritti sono stati venduti per parecchie traduzioni, quindi questo, questo, questa nostra scrittura da scrittura di, eh, di un'autrice di provincia è diventata immediatamente una scrittura di livello internazionale. Eh, gli interessi di Irene sono interessi mari, eh, vari, avremo modo in questa breve conversazione di parlarne un po', però io, eh, anche un po' su sollecitazione del momento che stiamo attraversando, vorrei che la nostra conversazione si incentrasse su un problema principale, su un aspetto perlomeno eh, principale, che è quello della relazione. E quindi, incomincerei a chiederti subito, Irene, qual è intanto la tua relazione con la scrittura? Perché la scrittura. Per chi ha fatto un minimo di esperienza non è mai una cosa semplice o molto facile. Quindi no. volevo chiedere tu, come proprio nei, nei confronti di te stessa con la scrittura, cosa, come, come ti comporti? Beh, è una relazione molto molto intima. E, io ho iniziato a scrivere veramente fin da piccola. Avevo un diario e, che tuttora ho perché ho il mio diario di bordo, lo chiamo così. Non viaggio mai senza questo mio taccuino, perché mi piace ancora scrivere a mano perché la scrittura, insomma, è una scrittura pensata che ti fa fare un certo tipo di ragionamento. E diciamo che veramente è un atto molto profondo, intimistico, che ti fa veramente scendere un po' dentro te stessa e poi quando ti cimenti con architetture come quelle dei romanzi, eh beh, certo. insomma, non è una passeggiata, perché non è come scrivere un racconto, non è come scrivere, insomma, semplici parole per noi stessi, ma si tratta di congegnare una storia e Tenerla per molto tempo uh, dentro, mm, quindi tenere dentro vari tipi di sentimenti, eh, averne cura, custodirli, e questo non è proprio semplice. Um, bisogna avere anche una grande capacità di stare in solitudine, che attenzione, la solitudine è da non confondere insomma con l'isolamento. Um, io perlomeno ho bisogno di questo, non riesco a scrivere uh, nella confusione, ho bisogno di stare un po' uh, da sola e mm. anche per questo ho eletto a mio <ride> eremo creativo, insomma, una piccola casa a caneva che um, nel tempo ho, re ho restaurato proprio un po' mettendoci veramente le mie mani. Bene, perché, sì. Um, sì. Sì. Questa storia della casa magari la riprendiamo sì. perché è una cosa molto, molto curiosa e molto interessante, ma volevo chiederti una cosa: tu, per esempio, sei una di, di, di quegli scrittori che tiene tutto dentro e poi butta tutto di getto oppure che scrive degli appunti, li corregge, li ripensa, no. li, li. Ecco, um, sono molto metodica. Ah. Allora, diciamo che eh, proprio in questi romanzi, insomma, non, quando inizio a scrivere un romanzo. Devo veramente avere chiara la storia dall'inizio alla fine e anche tutto quello che succede, insomma, nel mezzo. Per cui passo veramente molto tempo a studiare, a costruire la storia. Ehm, possono passare anche sei, sette mesi, per non dire anche un anno. E poi, nel momento in cui ho tutto chiaro, allora lì inizia il vero, il vero momento della scrittura. Ma forse è quasi più faticosa questa prima fase di creazione, ricognizione, eh, in cui mh, davvero senti i personaggi crescere giorno dopo giorno dentro di te. E poi da lì parto. Non, eh, non riuscirei in altro modo, insomma, perché. Mm. Eh. Però sembra sembra, scusa se ti interrompo, sembra. Ehm che sia tu la dominante del... Allora ci sono certi scrittori che dicono io inizio a scrivere però non so che fine farà la storia, non so i personaggi che strade prendono perché poi durante la scrittura assumono delle loro certo. identità. Invece sembra che eh, da, da quello che dici che, che tu hai tutto quanto sotto controllo prima e, e <ride> soltanto dopo poi... Bella questa espressione eh? del sotto controllo <ride> perché è comunque qualcosa che un po' mi... Mi non lo so, mi caratterizza anche in altri ambiti della vita Beh, mi sei mi una determinata. Mi diciamo piacerebbe, così. mi piacerebbe sì, sì mi piacerebbe sì. essere una regista perfetta, però poi non, non è mai così, nel senso che sì, mm. devo avere chiara la costruzione, però succede qualcosa di magico ogni volta che si inizia. Intanto ogni volta è una nuova sfida. Perché anche io ne ho scritti sette romanzi, però anche quando ho incominciato il settimo, il panico totale, perché ogni volta ti confronti con qualcosa di nuovo. Quindi sì, mi piacerebbe avere la padronanza no, di portare avanti tutto come voglio io. Poi succede che quando arrivi a circa metà della storia, sono i personaggi stessi a chiederti altro e magari a farti andare in altre direzioni. Diciamo che non ti tengono sveglia la notte, eh? devo dire, sì. sì. Um, ecco, forse ecco, l'ultimo libro l'ho scritto molto nelle ore serali, nelle ore notturne, perché um, è, qua, è proprio il momento in cui tutto uh, si, si ferma. Beh, devo dire che nell'ultimo anno è diventato più semplice scrivere di giorno dal ah, momento sì. che Beh, insomma, cioè, la situazione cioè, che abbiamo vissuto. Ha anche un po' aiutato certe, certe attività. Anche se sono onesta, mh, a me non è venuta molta voglia di scrivere in quest'ultimo anno e l'ho proprio detto: eh, mm. sì, ho passato più tempo forse a studiare, ad accorgermi di quello che stava accadendo, però la scrittura ha bisogno anche di relazioni. Sì, arriva il momento in cui tu ti metti lì e ti isoli. Ah, o meglio, cioè ti prendi il tuo spazio, però un romanzo non nasce se non ci sono relazioni. Certo. E, e questo tempo è stato un po', un po' difficile, insomma. Beh, in realtà poi le tue storie, le storie che racconti, sono storie di relazione. Certo. Di relazioni complesse, difficili, a volte molto combattute, che portano i vari i due personaggi principali, li portano verso strade. Eh, che alle volte sono davvero molto, molto faticose e molto dolorose. Beh sì, insomma, con l'ultimo romanzo in particolare ho voluto riprendere la storia insomma, che era rimasta un eh, po' sì. nel cuore dei lettori, che è appunto la storia di Elena e Leonardo. Brevemente, insomma, Leonardo ehm, è questo chef di fama internazionale. C è una storia che nasce a Venezia. Es no? Esatto, sì, esatto, sì, Elena è, primo, è una sì. restauratrice, una giovane restauratrice al tempo della trilogia appunto sì. a 29 anni vive a Venezia non potevo che partire da Venezia per me è stata proprio una cosa naturale perché è veramente la mia città del cuore la città dove ho studiato ho fatto l'università ho fatto il dottorato di ricerca ma è una città che proprio mi è rimasta dentro e quindi per me è diventata proprio era l'inizio Naturale. Da dove parte tutto. Perché, esatto. Ecco, diciamo che nelle esatto. biografie, un, nella, nel racconto della tua biografia, forse una delle cose che appaiono meno immediatamente è proprio questo percorso di studio del dottorato di ricerca, sì, sì. del, dell'approfondimento che tu hai fatto prima di arrivare alla letteratura certo. Diciamo che ti ha portato al successo. Un lungo percorso. Ecco, eh, questa cosa mi suggerisce un'altra un domanda, un altro tipo di relazione che eh, si, si nota sempre nella tua scrittura, che è la relazione con la bellezza, perché eh, sia Elena che Leonardo si muovono in un ambiente che è molto, molto bello, molto affascinante, non soltanto. Eh, da un punto di vista del paesaggio, ma gli ambienti che loro frequentano sono ambienti di, di, di una straordinaria bellezza. Almeno leggendo, insomma, uno si immagina certo. un contesto estremamente. Ma la stessa cosa la troviamo anche in per tutti gli sbagli, e, mm -hmm. e diciamo nel ditico successivo che tu hai fatto. Sono sempre ambienti eh, tracciati dalla, dalla bellezza. Che, che rapporto hai tu con la bellezza in, sì, in genere? Allora, è vero questo. Ehm... Le città parlano, sono protagoniste nella trilogia perché appunto il primo libro è ambientato a Venezia, io ti guardo, io ti sento invece a Roma, a Roma sì. e io ti voglio tra Venezia, Roma e Stromboli. C'è anche quest'isola sì. molto eh, importante, è l'isola dove è nato Leonardo, ma è un'isola che proprio parla per la presenza sì, del sì. vulcano. Volevo tra l'altro che fosse anche un po' un viaggio in Italia, no? da nord a sud. Eh, io ti amo che appunto il capitolo uh, che continua la trilogia, anche questo si snoda tra Venezia e Roma. Eh, per me, guarda, io ho un rapporto con la bellezza quotidiano, nel senso che mh, mi nutro di arte, di, di, mh, ma anche della bellezza della natura. Mm. Cioè, Voglio dire, la bellezza intorno a noi sta a noi accorgercene. Ehm, sai, è qualcosa che io vivo come proprio un ideale filosofico che perseguo, certo. ma anche l'aver cura di quello che ci è stato dato, di quello che ci è stato dato dal passato, perché Venezia e Roma insomma hanno strati, secoli certo, di storia, sì, sì. stratificazioni di, 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 di cultura. E quindi quello che ho voluto fare anche con questi romanzi, al di là della storia, no? Perché davvero sì, la storia appassiona sicuramente. Però il mio obiettivo era quello di andare un po' a recuperare anche il mio bagaglio di studi e inserire quella dove mi fosse possibile degli spaccati di cultura e degli spaccati che insomma sono un po' il bagaglio che mi porto dietro, gli studi classici. Guarda, una delle cose che mi fa più piacere per davvero quando mi scrivono sia in Italia sia insomma dall'estero perché ho un rapporto abbastanza stretto sì. con le lettrici ma anche con i lettori perché non, non sono solo lettrici, dicevo una delle cose che mi fa più piacere e quando mi uh, dicono mi è venuta voglia di andare a Venezia per visitare le opere che citi, mi è venuta voglia di andare a fare un viaggio a Roma. Ok, nell'ultimo periodo sei, siamo sei, stati po un po' più costretti, però ecco, questa è una delle soddisfazioni più grandi perché allora significa che oltre alla storia, oltre alla componente sentimentale, insomma, la storia d'amore che viene raccontata è arrivato altro eh, che era un po' il, il mio il obiettivo primario. L'obiettivo, sì. Esatto. Eh, Venezia, Roma, Stromboli, poi nella tua scrittura c'è anche Parigi, Lisbona. Sì, ci sono sì, anche sì, esatto, si va. Altre bellezze. Eh, e, ecco, hai iniziato a citare la questione dei tuoi lettori perché in realtà tu hai un, anche un, un rapporto molto stretto, una relazione molto stretta con i tuoi lettori, con un, una pagina Facebook, ma insomma con tutti i social che oggi sì. ci sono, una pagina, un, sì, un profilo Instagram che è molto seguito. E, leggendo così, perché ovviamente un po' nella professione dobbiamo andare a vedere che cosa, che cosa succede, però eh, sembra che insieme alla scrittura, la tua relazione con eh, i tuoi lettori abbia dato anche la possibilità di una riflessione sulla figura del femminile, che è un po' diversa rispetto diciamo, al tradizionale ambito in cui si muove una letteratura, di un, diciamo così, eh, moderna, contemporanea. Eh, nel senso che mi è curioso del fatto che la gente ti chiede anche dei consigli, cioè ti chiede. È vero, come... ecco. Sì. Ecco. è vero, forse perché si fidano, non lo so. Sì, allora, questa cosa come l'hai vissuta? Cioè, uno scrive e, e pensa che il suo rapporto finisca lì con la scrittura, con consegnare No, al lettore. invece, invece è, sì. è successo qualcosa di straordinario. Mi hanno consegnato storie di vita, si sono confidate, forse perché si sono ritrovate nella protagonista. Io credo che questi libri. Abbiano ma riscosso successo. Um, o comunque insomma siano arrivati al cuore di tanti lettori e lettrici soprattutto perché um, sono onesti, perché hanno ritrovato comunque qualcosa di loro in, in Elena. Diciamo che forse in Elena um, uh, può ritrovarsi insomma un po' ciascuna lettrice e ho lettrici di ogni età. Anche questa è una cosa sì, bella, è vero, sì. dalle giovanissime alle mie coetanee, alle coetanee di mia mamma, insomma, da, dai, dai, 15, dai 18 diciamo ai 70 e oltre, ehm, agli 80 anzi, e oltre. Per cui anche questa è una, è una bella cosa. In fondo, parlo di sentimenti veramente universali. E il fatto che poi nel tempo mi abbiano raccontato le loro storie oh, l'ho trovato così un atto di, di fiducia, qualcosa di cui io poi ho, ho saputo tenere custodia in qualche eh, perché modo. perché c'è una certa intimità che si sviluppa poi, sì, no? nel senso che si, il lettore si apre in maniera incredibile. Esatto, poi al, esatto. Al, esatto. Al, e, ovviamente io non riesco a dar consigli e nemmeno qui, insomma, sai, è finzione, la letteratura è finzione. Però, però nello stesso tempo eh, la finzione ha molti punti di contatto con la realtà. E c'è anche qualcosa di me, ovviamente, in, in lei. Sì, ecco, nel... Qual è la donna, appunto, che tu, la, la tua protagonista? Che carattere ha? Che... Io volevo anche un po' distanziarmi dalla serie delle protagoniste femminili che erano arrivate, eh, insomma, a noi fino al 2013. Non dimentichiamoci che, insomma, nel 2012 c'era stato il grande successo delle 50 sfumature a cui sono stata subito da subito paragonata e, e va bene perché sì, questo forse... è stato un po' sviante forse sì. all'inizio perché... secondo me sì. sì ha funzionato per, cose, per certi sì. versi però per altri è stato un po' sviante e, ma i lettori se ne sono resi conto fin da subito che si trattava di un altro mondo Volevo un po' distanziarmi dalla serie delle donne sottomesse, delle protagoniste un po' succubi, diciamo, e eh, trattare ehm, la figura femminile con grande rispetto, cioè che ci fosse questo rispetto continuo dall'inizio alla fine. Eh, anche per questo, non ho trattato tematiche, magari eh, che potessero in qualche modo ingenerare. Non lo so, contraddizioni o comunque essere mal comprese, perché sai, non sai mai chi legge come può comprendere alcune cose, per cui non ho voluto inserire mh, alcuni temi che magari ritroviamo nelle 50 sfumature, Beh. ma trattare proprio la tematica sentimentale, erotica anche, ehm, mantenendo sempre la figura femminile sotto una luce di grande dignità. E volevo veramente che ne uscisse protagonista, in particolare nell'ultimo romanzo, nel quarto libro Io ti amo. Ecco, io quello lo considero proprio il libro di Elena, perché è anche proprio il libro forse del suo riscatto anche personale. Sì. Eh, se all'inizio troviamo una giovane donna ancora molto insicura di sé, che eh, fa un po' un viaggio e attraverso l'uomo scopre un po' eh, di più il suo corpo, eh, scopre un po' di più alcuni lati di se stessa. In questo libro, eh, nell'ultimo libro Io ti amo, è molto più protagonista e sarà lei forse a tenere per mano lui fino alla fine. Per cui diciamo che ecco, insomma, mi piaceva un po' Tenere sullo stesso piano l'universo maschile e l'universo femminile fare in modo che ad un certo punto si tenessero per mano. Ed è un po' questa la, la magia che, che secondo è me è una cosa che si ricollega un po' a quello che ci siamo detti all'inizio, che riguarda però il tuo modo di scrivere, nel senso che è una figura di una donna che si lascia trasportare, sì. Certo. Esplora delle nuove dimensioni che non conosceva prima, quindi è curiosa, eccetera. Però sembra come che mantenga comunque una sua. Un controllo su quello che, che sì, succede, che, eh, ehm, quello che tu dicevi non è succube, cioè non è trascinata. No, e, ma infatti, sì. cioè, penso che sia questo il punto di forza di Elena. alla fine, ehm, forse nel primo libro, ma questo serviva a me anche <ride> un po' per seguire lo sviluppo, diciamo. Eh, lo sviluppo psicologico, insomma, dei, dei protagonisti che comunque hanno una crescita. Lei nel primo è un po' succube di lui, questo serviva anche per uh, far vedere il modo in cui si risveglia, il modo in cui insomma. Ma sì, tutt'altro che ingenua, però non è una. Certo, sensazione. certo, certo, perché non volevo anche, anche questo, non, non mi andava di raccontare un personaggio troppo giovane. Mi piaceva l'idea di confrontarmi con una che allora era un po' la, mia, la mia, una, una coetania quasi, sì. perché sono passati un po' di anni, sì. no? Eh, è uscita nel 2013, Prima. mi sembra ieri, però sembra siamo infatti, già arrivati sì. al 2021. È con la primissima intervista che eh abbiamo sì, fatto. Eh sì, sì, eh, sì. eh sì, e quindi, insomma, io ho scritto quei libri, la, la trilogia l'ho scritta che insomma, avevo 32 anni: 31-32, per cui Uh, ecco allora senti, abbiamo dato alcune date. Io ti amo è del 2018. Sì. Abbiamo detto no? che chiude forse non è la parola corretta, però arriva a sì. completare questo ciclo che nasce con, con, il, con la trilogia. Nel, frattem nel, nel frattempo c'è stato il dittico che abbiamo già menzionato nel 2014. Sì. E poi c'è stato un altro romanzo, Ogni tuo respiro che sì. è del 2016, sì. e ci parlerei anche di questo, però c'è anche un'altra esperienza che si è abbinata a questo percorso che inizia, come, come abbiamo detto prima, inizia nel 2013, ma soltanto perché nel 2013 scoppia, però in realtà sono passioni che tu avevi Molto da tanto Molto prima, tempo, sì, e sì. Insieme a quella della scrittura, anche quella del cinema, del, del, esatto. dell'aspetto visivo, visuale, delle, che si ritrova sempre nella tua scrittura con questo eh, interesse e curiosità nei confronti della bellezza, ma anche la capacità di descrivere alcune cose. Allora, eh, come è andata invece l'esperienza eh, della allora, trasformazione o comunque quella, sì, quella, sì, quel sì. percorso? Sì, devo dire che appunto negli ultimi 4-5 anni mi sono dedicata un po' di più allo studio della regia, allo studio delle immagini e mi sono anche cimentata insomma un po' in una prova, in un esperimento cinematografico che si trova comunque su YouTube eh, si intitola Oniria ed è un po' un viaggio ehm, particolare nel, nel mondo che ha fatto un po' da, da, da sfondo. Sì, che ai, prende ai alcuni spunti, libri. però non, esatto, è la, non è la trasposizione. Sì. Però ecco, io quando ho scritto la trilogia ho davvero fin dalla prima pagina ho cercato di eh, seguire uno stile cinematografico, mm. cioè per certi versi mi sono veramente sentita un po' una regista con uh, una macchina da presa in mano e lo si vede già dalla prima pagina perché mh, io ti guardo inizia con un particolare, è come se io avessi appunto zoomato eh, su questo particolare che è un melograno. È un melograno di un affresco, che è l'affresco che Elena sta, sta restaurando, è ispirato ad un episodio mm. del mito classico, il ratto di Proserpina, e appunto tu vedi questo melograno, perché all'inizio non, non, non lo capisci, e poi piano piano piano, piano il, il campo si allarga, no? quindi lo zoom si allarga. Mm. E compare il resto della scena. Lei alle prese con il restauro di questo affresco, e poi insomma, da lì scopriremo tutto il suo mondo. Scopriamo che siamo in un palazzo a Venezia, sì. eccetera, eccetera. Ehm, la regia mi appassiona molto, sempre di più. Eh, infatti, spero davvero di poter avere l'opportunità di cimentarmi ancora in futuro. Mm. Uh, in questo perché um, mi, mi appassiona tantissimo il mondo delle immagini, mi appassiona tantissimo la fotografia. Um, un regista poi deve saper uh, veramente tenere sotto controllo tantissimi aspetti, um, specie anche poi quando lo scrivi anche un film, perché non è, non è così raro che un regista poi sia impegnato anche in scrittura. E per cui ecco, è un percorso che ho, diciamo, ripreso, perché... Sì, perché tu avevi fatto già la esperienze Comunque già, già da prima, sì. sì, già da prima della scrittura, c'era un'esperienza in ambito cinematografico, più che altro forse... Eh, davanti la macchina da presa nel ah. senso a livello di, di recitazione sì. diciamo che quella cosa l'ho un po' accantonata anche se eh, rimangono dentro perché certe passioni non muoiono sì, mai sì non, a, a sì, macinare, sì questi sono produrre, fuochi sì, che, sì, che sono lì e continuano a vivere ehm, però ho approfondito molto l'aspetto della regia eh, adesso, per esempio, lo dico un po' in anteprima: sto curando la regia di un podcast eh, di cui ancora mm. non si sa nulla, però ecco, mi piacerebbe molto Sarebbe continuare qua. perché anche l'audio mi affascina tantissimo, la musica, poi eh, insomma tu lo sai perché sì. <ride> mi hai seguita un po' anche nel, nel percorso di scrittura, anche in ogni tuo respiro. Eh, quello è un romanzo molto musicale, devo certo, dire. Sì, mm -hmm. sì. Senti, noi dobbiamo avviarci verso la conclusione, sì? ma abbiamo toccato veramente in maniera molto superficiale. Spero di aver incuriosito le persone che ci ascoltano, ma ci sono altri due aspetti che vorrei in conclusione toccare con te di relazione che fanno parte della tua, del tuo quotidiano. Uno è il tuo rapporto con la natura. Sì. Perché chi ti segue vede che tu hai un rapporto davvero molto, ma molto stretto con la natura. È vero. E poi uno lo lasciamo per, per la fine. <ride> sì, è vero, e questo rapporto con la natura è accresciuto molto anche questo negli ultimi tempi, perché vabbè, il fatto un po' di aver eletto a mio eremo creativo questa piccola casa a Caneva mi ha permesso di avere veramente uno stretto contatto con la natura perché Caneva è un piccolo comune, ma molto esteso uh, geograficamente perché arriva fino in montagna uh, sotto il consiglio e quindi mh, diciamo che hai vari panorami Sì, un sì, hai veramente siamo, vari sì. mh, vari c'è anche la Carnia, però mi sembra nella tua Sì, hai vari scenari sì. e in più c'è un non proprio la Carnia, ma mh, diciamo da parte di mamma sono legata a questo territorio Tarvisio, ah. i boschi del Tarvisiano, perché appunto i miei nonni facevano i boscaioli in quella zona mm. e è rimasta una casa che, appunto, adesso appartiene a mia mamma e che è anche quella, insomma, nel corso Sarà del tempo aereo, mi no? sono divertita ah. a, a sistemare perché mi piace molto anche questo rapporto con la manualità, con la vercura, è una cosa che mi dà molta soddisfazione, cioè riprendere cose vecchie, case vecchie che sembrano cadere a pezzi e ridargli vita. Eh, per me è qualcosa di, di bello, veramente, che, che mi dà soddisfazione. Sì, poi chi volesse del pubblico seguirti sui tuoi social, sì, le vede, un le vede queste, queste cose, queste, esattamente. Però appunto la natura è importantissimo, guarda, io non riesco a star molto lontana dalla natura, perché mi dà veramente la capacità di, di nutrirmi. Um, il bosco poi è qualcosa di, di magico, ah. ma mi viene in mente... Eh, quello che diceva San Bernardo di Chiaravalle, ancora nell'anno 1000, diceva, troverai di più nei boschi che nei libri. Mm, in un certo senso è vero, gli alberi e le rocce ti possono insegnare cose che non potrai apprendere sì. dai maestri. È la verità, cioè se tu hai... all'inizio può anche spaventare, eh? perché per chi è abituato a stare troppo in contesti cittadini, sì. la realtà del bosco spaventa ti, ti, mh, beh, uh, ti inquieta anche così. sì, però poi se ti lasci prendere per mano dalla montagna, è da, 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 eh, qualcosa che ti arricchisce tantissimo, non serve però andare in montagna, no, la natura certo. la puoi trovare anche qua fuori perché in un parco di città vedere le fioriture, vedere i fiori c'è cioè, qualcosa che ti arricchisce tantissimo. Senti, Elena, davvero in chiusura. Sì. L'ultima relazione è quella con la tua famiglia. Siamo partiti dalla casa, dal tuo eremo che hai ristrutturato, eh, hai citato spesso tua mamma e i tuoi sì, nonni, sì, è vero, il tuo è padre. Vero. Insomma, la famiglia per te eh, ha un ruolo importante. Ha un ruolo importante, sì. Mm. Ti sono i vicini? Queste sì, persone. allora, mi dispiace che viene un po' bistrattata la mm. famiglia, no? Io molto spesso sento anche tanti che dicono mm, che dobbiamo, sicuramente dobbiamo a un certo punto tagliare, però io penso veramente che sia importante avere cura de de dei rapporti... E io penso che anche in quest'ultimo periodo, nel, nel periodo in questi lockdown ripetuti, la famiglia sia diventata comunque un luogo, un luogo dove, dove ci si può aiutare, no? dove vale, vale questa, questa questo discorso dell'aiuto, certo, no? certo. della cura. Della eh, allora, io devo dire sono stata fortunata perché eh, mi è stata accanto dall'inizio di, di questo successo, un po' anche inaspettato eh, perché sì. nessuno se l'aspettava. E però, insomma, nel tempo non, 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 non mi vergogno a dire che anche quando sono via, la prima telefonata che faccio la mattina eh. è a mia mamma. Eh. Ehm, e la trovo una cosa molto bella, perché all'età di 41 anni io, la prima persona che sento la mattina, eh, telefono, sono a Milano, ciao mamma. Mm, basta. <ride> con, questo, con questo ho detto tutto. <ride> con questo ho detto tutto, ma penso che lo, lo si riesca a capire anche un po' anche dai, dai libri, cioè questo rapporto un po'. Anche Elena ha molta cura sì, della famiglia, sì, sì, sì. lei stessa poi ne fa una. e Per cui ecco, ehm, devo dire che insomma, in questo periodo anche che ci ha visti veramente un po', <ride> un po soccombere, ehm, forse le famiglie sono stati i luoghi in cui c'è stato più amore. Più amore, più rifugio. Mm. Bene, allora chiudiamo con questa immagine della famiglia come luogo di ritrovo e di rifugio, di relazioni recuperate e rivissute forse in una forma diversa. Irene Cao è scrittrice da oltre 500.000 copie, da un grande successo di livello internazionale, non abbiamo toccato il successo che tu hai avuto in Francia, per esempio. Eh, sì, avremo modo, se avremo. ci sarà occasione, poi di, di parlare anche di questo, delle, delle tue frequentazioni di, delle metropoli come Milano, Roma, insomma dell'interesse che la tua scrittura ha, ha suscitato oltre i confini della, della provincia nella quale noi ci muoviamo adesso. Irene Cao, pubblicata da Rizzoli. Eh, la trilogia e l'ultimo libro che raccomandiamo io ti amo è uscito da Edizioni già alla seconda edizione mi sembra. sì sì, sì. Eh, questa infatti è uscito adesso i libri si trovano tutti nella collana Burr Bur. e quindi insomma eh, tutti e sette li trovate lì ehm, io mi permetto soltanto di ringraziare certo. veramente di cuore il comune di pordenone e l'assessorato alla cultura che ha permesso questo momento e um, un ringraziamento anche poi a chi ci segue, e, davvero grazie di cuore perché questi eventi in questo momento valgono tantissimo. Grazie Irene Cao, grazie. grazie.